Benvenuti alla nuova conferenza, se non sbaglio il sesto appuntamento del ciclo storico di quest'anno a cura dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino, dedicato al 400 e alla fine del Medioevo. Oggi questo ciclo, che è molto significativo perché è un ciclo che è organizzato dall'Amicizia Ebraico-Cristiana, dalla comunità ebraica e anche con il patrocinio del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, più anche l'adesione della Commissione Evangelica per l'Ecumenismo e della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo. E questo lo ricordiamo sempre perché evidentemente è qualcosa che aggiunge anche serietà scientifica in qualche modo al nostro percorso che cerchiamo di fare. Quest'anno, dopo aver toccato vari punti del XV secolo e della fine del Medioevo, ci soffermiamo su una realtà significativa, cioè quelle che sono state le conseguenze del Gerush Sefarad, cioè della cacciata degli ebrei dalla Spagna. Ricordo che del Gerush Sefarad, della cacciata degli ebrei dalla Spagna, del processo che ha portato alla cacciata degli ebrei dalla Spagna, nel 2019 ci aveva parlato la professoressa Anna Foa con appunto una conferenza dedicata a questo argomento. Ci è sembrato il caso di approfondire quelle che sono le conseguenze di questo evento, che certamente è stato un evento epocale, un evento che ha, come dire, segnato il passaggio da un'epoca a un'altra, come altri eventi proprio in quegli stessi anni finali del XV secolo. A parlarci delle conseguenze della cacciata degli ebrei dalla Spagna sarà Gadi Luzzatto Voghera, che è già stato nostro ospite, che l'anno scorso ci ha intrattenuto con una conferenza molto interessante, molto approfondita sulla formazione delle prime comunità ebraiche, dei primi nuclei ebraici nell'Italia del 300, se non erro. E quest'anno appunto ci spiegherà, ci guiderà in questo percorso. Alcune cose su Gadi Luzzatto Voghera, che è uno storico italiano importante, attualmente e dal 2016 è direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, una delle più importanti istituzioni storiche per la storia dell'ebraismo, la storia dell'antisemitismo, assolutamente centrale la presenza e l'opera del CEDEC da molti punti di vista. Gadi Luzzatto Voghera brevemente si è diplomato alla Rothberg School for Overseas Students Hebrew University di Gerusalemme, è laureato in storia a Ca' Foscari con una tesi appunto sull'antisemitismo in Italia, in Francia, alla vigilia dell'Affaire Dreyfus, e poi ha conseguito il dottorato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino con uno studio sull'emancipazione degli ebrei in Italia. Ha insegnato storia contemporanea e storia degli ebrei all'Università di Ca' Foscari, a Venezia, e anche al Boston University Study Abroad Program a Padova. È stato direttore scientifico della biblioteca e dell'archivio della comunità ebraica di Firenze in passato.
Attualmente, appunto, come dico, è direttore e quindi guida in sostanza del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, collabora anche a Pagine Ebraiche, cioè il periodico e la pagina online dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Ha scritto opere importanti, ricordo nel 2018 un'opera dal titolo Antisemitismo, poi un'opera specifica sul tema dell'antisemitismo a sinistra del 2007, ricordo ancora tra le sue varie opere Il prezzo dell'uguaglianza, un saggio molto importante legato all'emancipazione, al dibattito sull'emancipazione degli ebrei in Italia dal 1781 al 1848 per i tipi di Franco Angeli, e poi questo è un testo ancora precedente, con David Bidussa e suo padre, Amos Luzzatto, testo Oltre il ghetto, momenti e figure della cultura ebraica in Italia fra l'unità e il fascismo. Gli cediamo la parola, volentieri lo ascoltiamo, le sue lezioni ci hanno sempre appassionato e affascinato moltissimo, perché riesce a guidarci in una comprensione dall'alto degli eventi. Grazie. Grazie. Grazie a David Sorani, grazie a chi è qui presente, grazie a chi ci sta seguendo dalla diretta Facebook. Grazie per modo di dire a David Sorani, perché mi ha dato un compito che non è esattamente quello che avrei sperato, perché in realtà, dopo aver sentito che già di questo tema ha parlato Anna Foa, che di questo anche è stata molto esperta, impormi un tema del genere, pur essendo io storico e naturalmente conoscendo le vicende, diciamo, la questione si fa problematica nel senso del confronto con chi mi ha preceduto. Cercherò di essere il più sintetico possibile, anche per permettere eventuali considerazioni, eventuali domande, cercando innanzitutto di contestualizzare a questo punto rapidamente. Io non sono sicuro che le persone che hanno seguito il corso del 2019 siano presenti qua o siano presenti online, per cui un minimo di recupero di contesto bisognerà farlo, chiedendo, perché non posso governare io il PowerPoint, chiedendo poi se si può subito passare alla prima slide. Sono delle slide molto, molto di contorno e sintetiche, comunque, che ci permettono di seguire un poco il mio ragionamento. Intanto qualche cenno al contesto storico, la consistenza demografica prima di tutto. È sempre molto problematico parlare e dare delle indicazioni precise sulla consistenza demografica di popolazioni in epoca premoderna, diciamo sicuramente medievale. Sulla Spagna e sul Portogallo, sulla penisola iberica in generale, si hanno più idee, le idee un pochino più chiare. Perché? Perché quella popolazione era una popolazione presente da molte centinaia d'anni nel territorio e aveva delle funzioni sociali ed economiche molto precise, molto direi fondamentali per il funzionamento di quel territorio, vuoi che fosse, come fu per molti secoli, sotto dominazione islamica, vuoi che, a poco a poco che la Reconquista andava avanti, si creassero i regni e i principati cristiani. Gli ebrei avevano in quel contesto delle funzioni che sono molto lontane da quelle che possiamo immaginarci noi nella realtà italiana. Noi abbiamo sempre l'idea che in età moderna gli ebrei o si occupassero di piccolo prestito, là dove ancora funzionavano dei banchi di prestito e di pegno e interesse,
oppure che si occupassero, come nei ghetti in Italia, di compravendita di oggetti e di abiti usati. Questo un pochino è la narrazione, la vulgata storica che viene passata. In realtà non era così semplice per la realtà italiana, ancor meno semplice era per la realtà iberica, dove gli ebrei vivevano una situazione e vissero una situazione, a parte per un certo periodo storico, ma precedente all'epoca di cui stiamo parlando, di gravi tensioni con l'impero degli Almoadi, che fu molto duro nei confronti degli ebrei, ma parliamo del 200, in realtà parliamo di una situazione di convivenza molto importante, in cui le differenze religiose venivano poste in secondo piano rispetto a una convivenza che permise la creazione, anche la nascita in qualche modo, di un mito che poi continuò ad esistere nelle famiglie di provenienza della penisola iberica, vuoi dal regno di Castiglia, di Aragona, vuoi poi dal Portogallo, di un passato roseo, di una vita nella Spagna e nel Portogallo medievali, di convivenza pacifica e di grande sviluppo culturale. In realtà non mancarono i problemi, però è vero che rispetto ad altre realtà, soprattutto dell'Europa cristiana, penso alle grandi tensioni che avevano subito le comunità ebraiche di origine ashkenazita che erano nate lungo le rive del Reno e che avevano subito delle grandissime persecuzioni, prima con le crociate e poi con la peste nera. In realtà la convivenza degli ebrei nella penisola iberica con la popolazione di maggioranza cristiana fu in complesso, diciamo, abbastanza tranquilla e soprattutto non legata a dei ruoli marginali nell'ambito dell'economia. Si può dire, e lo si ritrova anche in un pezzetto di Spagna che abbiamo nella nostra Italia, diciamo, attuale, cioè quella che fu la Sicilia, per molti secoli anch'essa, che visse una condizione di amministrativa simile a quella della Spagna, in cui gli ebrei vissero in una condizione che giuridicamente era sostanzialmente quella determinata dal Sacro Romano Impero, derivava da quello, e cioè la condizione dei servi camere regis. Gli ebrei erano, è una brutta parola, sembra una brutta parola in italiano essere servi di qualcuno, essere schiavi di qualcuno. In realtà appartenere alla camera del re significava essere un tesoro, essere in qualche modo inattaccabili, essere protetti dal re ed avere delle funzioni che dal punto di vista amministrativo potevano anche assurgere delle funzioni veramente, veramente importanti. In diverse realtà vi erano ministri, vi erano comunque attività economiche di rilievo che potevano essere condotte. E non è un caso che nella Spagna, in una condizione del genere, gli ebrei si caratterizzavano un po', come in tutto il resto del mondo ebraico, per la loro caratteristica generale di essere una popolazione di carattere urbano, ma non necessariamente slegata dalle attività rurali del territorio. Erano in genere una popolazione che faceva da tramite fra città e campagna, che c'era anche un esercizio importante di attività artigianale all'interno delle città, e poi c'erano appunto ruoli amministrativi di tutto rispetto che venivano ricoperti. In quest'ambito la cultura ebraica poté sviluppare in ambito nella penisola iberica
intanto una lingua molto legata al territorio, che è il cosiddetto ladino, che non c'entra nulla con il ladino delle valli delle Dolomiti Venete, ma che è una vera e propria lingua che viene ancora insegnata in alcune cattedre, naturalmente come, diciamo, come reperto di archeologia in qualche modo linguistica, ma ci sono ancora delle cattedre di ladino, o come viene chiamato spagnolito, che è una sorta, è una lingua vera e propria, un antico spagnolo che, come poi capiterà allo Yiddish per la lingua tedesca, è inframmezzato da molti vocaboli ebraici e addirittura da alcune strutture grammaticali proprie della lingua ebraica. E questa componente particolare, la componente linguistica, fu una, per saltare subito alle conseguenze, fu una delle caratteristiche che queste comunità si portarono nella fuga dalla Spagna e poi dal Portogallo, e che diventarono in qualche modo la caratteristica di comunicazione interna fra famiglie, eredi di quell'esperienza di vita nella penisola iberica, e che si trovavano ad abitare luoghi anche molto, molto distanti dal punto di vista geografico. Se ne trovano tracce, ad esempio, sulle lapidi sepolcrali dei cimiteri. Mi viene in mente il cimitero ebraico del Lido di Venezia, dove la gran parte delle lapidi della comunità di origine portoghese, o sefardita in generale, ma quella portoghese in particolare, sono in lingua portoghese, quando non proprio in ladino, comunque in caratteri latini, ma le stesse lapidi con le stesse caratteristiche le troviamo nel piccolo cimitero ebraico unico rimasto a New York, che fu, sappiamo, la prima colonizzazione ebraica di New York non fu dei Chabad a Brooklyn, ma fu di ebrei sefarditi fuggiti dalla Spagna, e così veramente arrivavano dall'Olanda, dai Paesi Bassi, e come pure nei cimiteri ebraici sefarditi dei Caraibi. Quindi una esplosione in qualche modo dal punto di vista linguistico, che lascia le sue tracce in maniera molto profonda e molto visibile. Quello che fu molto importante, molto ricco dal punto di vista culturale nella Spagna dell'epoca medievale precedente alla cacciata, fu lo sviluppo di una cultura anche di studio delle tradizioni ebraiche, che lasciò delle tracce indelebili e che segnarono in qualche modo di quell'epoca e di quel luogo geografico la centralità per il mondo ebraico rispetto ad altre realtà che tutto sommato per molti secoli erano rimaste marginali. Se si studiano i piutimi, i componimenti poetici che ornano la ritualità ebraica ancora adesso nella preghiera quotidiana e delle grandi feste, moltissime delle composizioni poetiche arrivano dalla Spagna medievale, come moltissime delle riflessioni filosofiche che fecero in qualche modo che fecero l'ebraismo dall'anno 1000 fino alla cacciata dalla Spagna, furono il frutto di grandi pensatori che popolarono quelle città, quei paesi, da Maimonide a Nachmanide a Ibn Gavirol, e se ne possono citare tantissimi. E se si può cambiare la slide, grazie. Ah, fantastico. Dove siamo qui? Qua, perfetti, siamo qua.
Questo è quindi il contesto generale, già sto parlando troppo, per, lo so io che mi dilungo. Allora, molto rapidamente, per quel che riguarda, diciamo, gli avvenimenti evenemenziali, quello che accadde veramente. Naturalmente, quindi, non soltanto, non siamo di fronte solamente a un'epoca d'oro, non mancarono, anche in questo caso, come sempre quando ci sono delle minoranze che stanno in una maggioranza, alla fine sulla demografia vi ho lasciato perdere e non vi ho detto i numeri. In realtà stiamo parlando di una popolazione che prima di questa data del 1391, che è la prima grande persecuzione che colpì gli ebrei della penisola iberica, si aggirava attorno alle 400.000 persone, che per l'epoca era una popolazione di un certo rilievo, una presenza importante, e parliamo soltanto della Spagna e del Portogallo come, diciamo, come area geografica, penisola iberica. Nel 1391 cominciano le prime persecuzioni, sia contro i moriscos, quindi la presenza nell'ambito di tutta l'epopea, chiamiamola così, della reconquista cristiana della penisola iberica, e questa persecuzione comprende e prevede anche, travolge in qualche modo le comunità ebraiche. E qui devo subito introdurre la questione delle conversioni forzate, perché di nuovo la vulgata della storia degli ebrei di Spagna e della cacciata degli ebrei di Spagna ci dice: allora gli ebrei vengono cacciati dalla Spagna nel 1492 e parte di loro si convertirono. No, le conversioni iniziarono molto molto prima. Nel 1391 ci furono circa 50.000 morti, cioè ci fu una grande strage di ebrei, ma almeno altri 50.000 vennero convertiti a forza. Quindi questa caratteristica della conversione forzata, che genera probabilmente la più importante, stiamo parlando qua il tema della serata è le conseguenze dell'espulsione degli ebrei del Gerush Farad, degli ebrei della penisola iberica, probabilmente la più grande conseguenza è stata la creazione di nuove identità, né ebraiche né cristiane, tutte da interpretare, che fecero la storia di queste popolazioni, ma non la fecero dal 31 di marzo del 1492, decreto di Alhambra che emanato da Ferdinando e Isabella, più Isabella che Ferdinando, non avrebbe tanto voluto, che espelle gli ebrei della penisola iberica, ma da un secolo prima. Quindi è un'esperienza che segna la stessa storia della Spagna e della penisola iberica in maniera molto molto profonda. Per la verità, dopo il 1394, diciamo così, dopo, diciamo, le tragedie che travagliarono quell'area in quegli ultimi anni del 1300, si rientrò in una sorta di strana normalità, ma si cominciava a respirare un'aria comunque di insicurezza in qualche modo. Molte aree che erano state culla della presenza ebraica avevano cominciato a indebolirsi fortemente, molte persone se ne erano andate. Nel 1478 viene istituito il Sant'Ufficio, e quindi l'Inquisizione anche per la Spagna, e per la Spagna, per il Regno di Castiglia. Nel 1482, ahimè, a capo di questa istituzione del Sant'Ufficio viene nominato Torquemada, che era il confessore di Isabella, ed era un uomo durissimo nella difesa della fede e della purezza cristiana, e il quale persegue un disegno politico-religioso molto molto deciso, che porta, dopo la definitiva espulsione, conquista, fine della conquista della cristiana della Spagna con la conquista di Granada nel 1492, porta appunto all'elaborazione del decreto di Alhambra, che
prevede nel giro di pochissime settimane o l'abbandono della terra di Castiglia e di Aragona, oppure la conversione, o terza ipotesi, la morte, naturalmente. E dal punto di vista dei numeri, questo tipo di dinamica porta all'emigrazione di cifre che, gli storici naturalmente non sono precisi in questo, ma si parla di circa 100.000 persone che abbandonarono, i territori della penisola iberica, non i territori della penisola iberica, perché in realtà moltissimi si spostarono in Portogallo come primo rifugio. Di nuovo, altri circa 50.000 persone, si dice, si convertirono, scelsero la conversione, una nuova ondata di conversione. Bisogna sapere peraltro che la conversione forzata nel diritto ecclesiastico era vietata, è sempre stata vietata dal diritto ecclesiastico. Poi si sono sempre trovati nella storia degli ecclesiastici un po' più focosi che hanno imposto la conversione a diverse popolazioni, ma in generale nel diritto ecclesiastico la conversione forzata è vietata, non è riconosciuta. Tanto non è riconosciuta che una parte di questi transfughi del 1492, non tanti, però significativo come gesto, scelsero di andare direttamente a Roma dal Papa e di accamparsi fuori dalle mura del Papa per protestare, una sorta di protesta civile, dicendo: intervieni, fai qualche cosa, non è questo il modo. E stettero accampate per diversi mesi in attesa di una risposta che naturalmente non arrivò per motivi di opportunità politica, ma per dire che non erano degli sprovveduti, non si trattava di popolazioni che non erano in grado di difendere i propri diritti e di provare a proporre delle alternative. Uno dei più importanti consiglieri di Ferdinando, protagonista dell'espulsione degli ebrei dalla Spagna, era quel Yehuda Abravanel, grande studioso e grande cultore di studi biblici, che lasciò importanti saggi di critica biblica, ma che era anche un alto diplomatico che aveva servito il re di Portogallo prima di arrivare da Ferdinando, ed era una persona particolarmente facoltosa, e di fronte al decreto di Alhambra lui stesso dice sostanzialmente: quanto vuoi, non ti conviene cacciare i tuoi ebrei, perché gli ebrei di Castiglia e di Aragona ricoprono delle cariche importanti, dei ruoli sociali che ti fanno saltare gli equilibri dal punto di vista anche soltanto della gestione economica dei tuoi territori. Lo fai come hanno fatto i re della Francia piuttosto che dell'Inghilterra per fare cassa? È possibile, lo fecero all'inizio del 1300. Sapete, i re francesi espulsero gli ebrei dalla Francia letteralmente per fare cassa, per appropriarsi dei loro beni, e tentò in qualche modo di dire: noi siamo in grado di darti le risorse, ma mantieni gli ebrei nei tuoi territori. Ma non ci fu nulla da fare. L'idea che della purezza dal punto di vista religioso e della completezza della Spagna soltanto attraverso la purezza aveva ormai preso piede, e quindi anche dal punto di vista politico non ci fu nulla da fare. Grazie. In Portogallo, anche qui la Vulgata dice, vennero espulsi gli ebrei dalla Spagna nel 1492 e dal Portogallo nel 1497. Così e così. Non fu tanto vero. Allora, intanto gli ebrei arrivarono, molti ebrei arrivarono dalla Spagna e andarono verso il Portogallo, che dimostrava in qualche modo di essere
di essere disposto ad accoglierli. Solo che poi cambiano le corone, e come cambiano le corone, come quando cambiano i pontefici, cambia anche un po' l'atteggiamento nei confronti della minoranza ebraica. Per cui da un iniziale accoglimento degli ebrei nel 1492-1497, il re di Portogallo, anche per venire incontro a delle esigenze di natura diplomatica con il vicino molto, molto ingombrante, decide anche lui di compiere un passo, che però non è un passo nel senso dell'espulsione, è un passo molto più duro. Impone semplicemente la conversione a tutti. Impone la conversione a tutti gli ebrei. Questa cosa, adesso lo vedremo, sarà la conseguenza vera, di cui non ce ne saranno anche molte altre, ma su cui volevo soffermarmi in questo intervento serale, con alcune conseguenze di più ampio momento, in qualche modo. Intanto ci fu un episodio che invece non si registrò in Spagna. Nel 1506 ci fu un grandissimo massacro di ebrei a Lisbona. In realtà non di ebrei, di conversos, cioè di ebrei convertiti, solo che a quel punto l'identificabilità dell'identità della persona che si andava a perseguitare non era poi così chiara. Ci si era in qualche modo indirizzati in un percorso di definizione per legge di un'identità che era difficile da sostenere sia dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista della percezione delle persone. Il pretesto del massacro di Lisbona, che vide anche lì migliaia di morti in pochissime ore, fu dato da un episodio a suo modo semplice e imbarazzante, ma scatenante nel corso di una preghiera comune per chiedere l'intercessione della Madonna in occasione di una particolare carestia che aveva colpito il paese. Qualcuno ebbe l'impressione, in chiesa con le candele eccetera, che credo la figura di qualche icona di Gesù, ma non sono tanto sicuro, avesse in qualche modo dato un cenno di assenso agli astanti che stavano pregando, e si cominciarono a chiedere, a porre delle domande, e un signore che stava lì, che era in effetti un converso, cioè una persona che era stata convertita a forza qualche tempo prima, e disse: ma forse no, forse è semplicemente il riflesso delle candele, e venne travolto dalla rabbia dei presenti, che pensavano ormai di essere alla presenza di un miracolo. Lo portarono fuori, lo uccisero sulla pubblica piazza e poi scatenarono una caccia all'uomo ai convertiti, che vennero catturati e uccisi veramente a migliaia. Quindi in qualche modo questa dinamica aveva creato delle tensioni sociali, socio-religiosi molto molto, molto forte, che portarono anche alla necessità di una richiesta di ordine, che poi venne in parte soddisfatta dall'istituzione anche in Portogallo dell'Inquisizione, ma andiamo avanti. Perfetto, la ringrazio. Ecco, allora, il tema dei convertiti, delle vittime delle conversioni per scelta o a forza, è un tema veramente molto molto complesso, e la complessità parte già dai nomi, perché a seconda dei nomi che vengono dati a queste persone, che sia Marranos,
che siano cristianos nuevos o che siano conversos o altre forme di espressione, in realtà ci si trova a, di fronte a persone o a, o a gruppi sociali che arrivano da storie e da percorsi differenti, diciamo così, da percorsi di conversione differenti. Non è detto che si ritrovino a parlare la stessa lingua concettualmente fra di loro, cioè a essere, a sentirsi parte di, una stes, di uno stesso gruppo, di certo si è in presenza di gruppi di, nello stesso tempo, di emarginati ma a volte privilegiati, diciamo così. Emarginati sicuramente, siamo di fronte a persone emarginate dal gruppo cristiano perché vengono visti con sospetto, perché dei convertiti a forza non si capisce fino a che punto profondamente, intimamente abbiano aderito alla fede cristiana, ma emarginati anche dal punto di vista da parte delle comunità ebraiche. Vuoi perché vengono considerati traditori a volte, in alcuni casi, vuoi perché non vengono considerati veramente ebrei, perché qui stiamo parlando non di una situazione immediata, perché vi ho detto delle conversioni del 1391, sono partito da quell'epoca, perché parliamo di generazioni di persone che vivono questa condizione, per cui col passare delle generazioni si viene a perdere, si vengono a perdere quei particolari elementi di identità, chiamiamola così, anche se il termine è, fa parte della sociologia contemporanea, non è applicabile all'epoca, ma diciamo di identità che fanno di un ebreo, il rispetto del sabato secondo determinati criteri, il rispetto dell'alimentazione kasher, il rispetto del tempo secondo la tradizione ebraica, se non è perseguito nella quotidianità, nel giorno per giorno, e lo si perde o lo si vive in maniera segreta, nascosta, la conseguenza è una progressiva perdita di quella identità. Non sei più in grado di leggere i testi di preghiera. Perché? Perché non ce li hai. Non puoi nasconderli sotto il letto, e se te li trovano è pericoloso. Puoi saperli a memoria, ma tu li sai a memoria, ma i tuoi figli? Sei in grado di insegnare a memoria le preghiere ai tuoi figli? E per cui c'è una perdita progressiva di questa, di questo sapere, che fa di questa comunità una comunità, chiamiamola pure comunità, di questo gruppo di persone, un gruppo né ebraico, né propriamente ebraico, né propriamente cristiano. Poi vedremo che su questo però ci si gioca anche in qualche modo. Ci sono naturalmente le conversioni volontarie, perché naturalmente, e non sono in piccolo numero. Ci sono delle conversioni volontarie, delle conversioni decise, delle conversioni che portano anche dei personaggi, penso a Pablo Cristiani, ma tanti altri, insomma, a diventare da una posizione di rabbini a posizioni addirittura importanti dal punto di vista ecclesiastico, gente che diventa vescovo partendo dalla condizione ebraica. Però diciamo che in questa storia è una parte minoritaria dal punto di vista numerico. Esiste nella... Poi parleremo... Scusate un secondo che vediamo... Vabbè, dovrei anticipare... No, allora ne parlo dopo. Esistono delle conseguenze anche di rilievo dal punto di vista del pensiero. Questa condizione di
appartenenza a comunità, a gruppi in qualche modo di convertiti nel passato, che però continuano ad avere un certo interesse per la cultura ebraica, non mancò di avere delle influenze importanti anche sul pensiero ebraico. Su questo io moderno, su questo io vorrei insistere, perché un po' è un mio pallino culturale. Io non credo nelle culture pure. Io penso che le culture, nel momento in cui ci sono diversi gruppi umani che interagiscono sullo stesso territorio, questi gruppi umani non possono che influenzarsi l'uno con l'altro. E quando si ha in qualche modo la pretesa che la cultura ebraica abbia comunque, conosca una sua storia di crescita trimillenaria, che assolutamente ci fu, ma stabile e progressiva, che in qualche modo può essere considerata isolata dai territori nei quali gli ebrei vissero, secondo me si fa un po' un torto alla tradizione ebraica. La storia del marranesimo e la storia di questi convertiti a forza, in questo senso, ha un suo peso. Io qua faccio solo due nomi, ma se ne possono fare tanti, però si devono fare storie di intere comunità. Quando a un certo momento ebrei portoghesi, ma parliamo già della prima metà del 600, quindi più di un secolo dopo della conversione a forza degli ebrei in Portogallo, gruppi importanti organizzati di conversos, di convertiti, vanno a vivere nei Paesi Bassi, dove nel 600 comincia ad esserci libertà di culto, libertà di religione, visibile per dinamiche europee completamente diverse. Questi gruppi di persone che tornano, che vanno a vivere nei Paesi Bassi, decidono di tornare all'ebraismo, ma di tornare da dove? Nel senso che sicuramente erano ormai persone che di ebraismo non sapevano più nulla, e infatti avranno bisogno dell'istruzione organizzata dei rabbini provenienti da Venezia. Qui c'è la centralità forte dell'esperienza ebraica italiana in generale, che aveva mantenuto dei grossi poli culturali, che era in grado di rieducare una comunità ebraica all'ebraicità, come quella che poi fu di grandissima importanza, la comunità portoghese nei Paesi Bassi. Ma era un partire dalle basi, un partire dall'acquisizione delle nozioni fondamentali, anche soltanto di una lettura primaria dal punto di vista ebraico e non cristologico della Bibbia. Pensiamo alla prima Bibbia spagnola, in lingua spagnola, prodotta nel mondo, che venne fatta proprio a favore degli ebrei convertiti che popolavano la Ferrara di metà del Cinquecento, quando Samuel Usque stampò la Bibbia ebrea in lingua spagnola, e con l'autorizzazione del principe, esclusivamente per i conversos che volevano ritornare all'ebraismo e che qui non sapevano l'ebraico e quindi avevano bisogno di leggere una Bibbia ebraizzata, in qualche modo la versione ebraica della Bibbia, in una lingua a loro comprensibile. In Portogallo, nei Paesi Bassi, invece, ci sarà una riacquisizione più puntuale della costruzione di una vera e propria comunità ebraica, ma di nuovo bisogna produrre dei sidurim, dei libri di preghiera con testo a fronte. Sono i primi testi a fronte, i primi testi di preghiera che vengono prodotti in lingua ebraica per la recita comunque corretta delle preghiere, però
in lingua spagnola o portoghese a fronte per comprendere quello che si stava studiando. Però non è soltanto una questione di usanze, è anche una questione di pensiero profondo. Uriel da Costa, ve lo faccio solo vedere come nome, perché sarebbe ci sono stati scritti molti libri su di lui, o Spinoza o altri, hanno una visione della cultura religiosa, un'idea di Dio, grazie mille, un'idea di Dio che è un'idea che certamente risente della loro educazione cristiana e che in qualche modo mette in discussione o apre dei percorsi che sono diversi rispetto alle interpretazioni canoniche della tradizione, se ce ne sono, perché poi anche le tradizioni, le interpretazioni ebraiche erano di varia natura in qualche modo. E questi percorsi intellettuali portano a conseguenze anche importanti per i singoli e per le comunità, perché creano dei malumori, creano delle turbulenze. Uriel da Costa nasce, viene educato in un collegio religioso cristiano, però sapendo di venire da una tradizione, da una famiglia di conversos, a un certo momento decide che l'ebraismo gli interessa, che è roba sua, per cui va nei Paesi Bassi, si converte all'ebraismo, scrive dei commenti importanti della tradizione ebraica in lingua ebraica, però scrive anche un trattato in cui a un certo momento dice forse però mette in discussione un pochino il legalismo e soprattutto mette in discussione la tradizione talmudica, ce l'ha molto con i farisei, e tanto da prendersi non uno ma due cherem, cioè le scomuniche, e sono scomuniche durissime che prevedono l'allontanamento della persona, in questo caso di Uriel da Costa, dalla comunità, ma anche delle turbulenze all'interno della comunità, perché c'è chi invece prende le sue difese, perché c'è gente che arriva dalla sua stessa tradizione, dice ma come, forse non ha detto proprio delle cose sciocche. Non a caso le scomuniche che colpirono Uriel da Costa non arrivarono dai rabbini dei Paesi Bassi, ma arrivarono dai rabbini italiani un'altra volta, cioè da coloro che insegnavano a queste comunità a diventare ebrei come si doveva, diciamo così. E questo percorso identitario misto, questo percorso indefinito di ebrei, non ebrei, convertiti, non convertiti, aveva numerosi risvolti che fanno di questo periodo sostanzialmente, non è una mia invenzione naturalmente, un antesignano dell'età nostra contemporanea. Cioè è in questi anni, in questi secoli che si vive, che comincia a viversi quest'idea di identità mista, che è quella che poi viviamo un po' nella nostra contemporaneità, per cui anche noi ci sentiamo, non a caso gli storici attualmente stanno proprio aprendo un nuovo filone di ricerca parlando dei marranesimi contemporanei, proprio per cercare di identificare in che modo questo tipo di condizione può essere riconoscibile nella nostra contemporaneità. All'epoca generò alcune situazioni, anche dal punto di vista giuridico-commerciale, complicate da gestire. Ad esempio c'erano mercanti ebrei o non ebrei, non si sa, che partivano dalla Spagna o dal Portogallo con un'identità ben precisa, nome e cognome, e
nel loro viaggio in mare, portando la loro merce in qualche porto del Mediterraneo piuttosto che del Nord Europa, semplicemente cambiavano identità perché sapevano che ad attenderli al porto di destinazione c'era una comunità ebraica in cui la stessa persona era conosciuta con un nome ebraico e poteva avere una maggior rispondenza anche dal punto di vista commerciale. E in queste condizioni, quindi, la stessa persona che ha quattro nomi diversi, un'esplosione di identità che manda nel delirio più totale le amministrazioni della giustizia, tant'è che l'Inquisizione piuttosto che le amministrazioni politiche dei diversi paesi hanno delle difficoltà a trattare con questa situazione. Non vi dico gli storici che studiano gli archivi, che si trovano a ricercare come dei segugi la stessa persona che cambia nome 15 volte, però si tratta della stessa persona, per cui è molto difficile ricostruirne i percorsi, ma questa situazione genera delle conseguenze importanti, per esempio, e delle conseguenze importanti che fanno anche un po' a pugni con le leggi in vigore nei singoli stati. Faccio l'esempio di Venezia, dove nel 1516 era stato istituito il ghetto per gli ebrei di origine italiana e tedesca, quindi il ghetto nuovo, l'isola del ghetto nuovo con le sue caratteristiche, il primo ghetto in Italia, e adesso non stiamo a dilungarci, ma dopo pochi anni ci si rende conto che la stessa città di Venezia è popolata da delle figure indefinibili dal punto di vista identitario, che a volte sono ebrei, a volte non sono ebrei, che si chiamano viandanti, levantini, spagnoli, portoghesi, nessuno sa chi siano, ma che potrebbero essere ebrei. E a un certo momento, nel 1541, il Senato di Venezia decide di fare un qualche cosa che è completamente contrario alle regole religiose, però per fare chiarezza dal punto di vista, non gli riuscirà, ma lo stesso, per fare chiarezza dal punto di vista meramente politico-amministrativo. Dal 1541 si istituisce il ghetto vecchio, che viene dopo il ghetto nuovo, non importa, un'area vicina al ghetto nuovo, destinata a ospitare tutti quegli ebrei sefarditi, cioè provenienti dalla penisola iberica, che si trovano in città. Da quel momento dovranno tutti andare là, che siano ebrei o che siano non ebrei, loro non importa. Cioè possono anche essere cristianos nuevos. Andate a vivere lì, se scegliete di vivere lì, scegliete di vivere come ebrei e ritornate all'ebraismo. Cioè c'è una repubblica cristiana che invita dei... Cercate di capire, è a livello di apostasia, cioè, che invita dei cristiani a ritornare all'ebraismo o a convertirsi all'ebraismo, perché magari quella stessa persona non era mai stato ebreo originariamente, ma per fare chiarezza sulla sua identità. Dopo, se abbiamo tempo, vi leggo un testo relativo a una di queste figure che è stata studiata da uno storico importante per Cesare Joly Zorattini, che ha studiato tutti e ha pubblicato tutti i registri dell'Inquisizione a Venezia, dell'Inquisizione Cattolica a Venezia, per le edizioni Olski, e che noi tutte queste dinamiche le conosciamo soprattutto grazie ai processi, i processi intentati a persone per capirne l'identità religiosa, capire che tipo di funzione, che tipo di identità aveva e che tipo di fedeltà aveva, in modo da capire se, essendo cristiano, doveva essere perseguita per eresia oppure ci si trovava di fronte a degli ebrei puri che però avevano vissuto nascostamente da cristiani perché oppressi dai diversi poteri politici. Passiamo sotto. Uno sguardo molto generico, diciamo rapido, alle conseguenze dal punto di vista geografico. Allora,
Ho detto che nel Medioevo, diciamo che la penisola iberica aveva una sua centralità forte per quel che riguarda il complesso della storia dell'ebraismo. Era un punto di riferimento, di elaborazione culturale molto, molto vivace e molto forte. E però, fino a che ora ho David per parlare? O chi mi modera? Ancora un quarto d'ora? Dai, va bene. No, perché vedo che il tempo passa, qua ce ne sono tante di cose da dire. E con l'espulsione dalla Spagna e poi anche con la fuga dal Portogallo dopo il 1497, per chi poteva, si crea una vera e propria rivoluzione nella dislocazione geografica delle comunità ebraiche. Si parla addirittura di un nuovo esodo, una nuova diaspora. Gli ebrei della penisola iberica la vivono come una vera e propria diaspora, cioè per loro la patria era quel luogo lì, era la patria linguistica, era la patria di sapori, era la patria di colori, era la patria di forme anche architettoniche. E la scelta cade in diversi luoghi. Certamente la scelta più diretta è l'impero ottomano. L'impero ottomano non crede ai suoi occhi che i cattolicissimi Ferdinando e Isabella gli facciano questo regalo. Arrivano nel Mediterraneo una classe di mercanti internazionali di altissimo livello che si portano dietro un know-how commerciale. I patrimoni purtroppo non si riescono a portare via perché devono rimanere in Spagna, ma insomma, potremmo anche ragionare su questo, perché in realtà con i molti convertiti che rimangono in Spagna e in Portogallo, in realtà le attività delle case commerciali alla fine rimangono abbastanza connesse alle nuove destinazioni, e vengono accolti a braccia aperte nei porti dominati dall'impero ottomano. In particolare si possono fare i nomi di Salonicco, si possono fare i nomi di Smirne, che avrebbe, va bene, poi magari no, non riusciremo a parlarne, faremo un'altra in un'altra occasione parleremo del sabbatianesimo, se no non finisce più, forse qualche cenno dovremo farlo. E sicuramente comunità del Nord Africa, una molto importante che avrà un ruolo fondamentale, la Tunisia in generale, che era già stata la Tunisia un nodo importante dello sviluppo della cultura ebraica, era stato un nodo commerciale importante ai tempi delle conquiste islamiche, ma più che Tunisi, che ancora quasi non esisteva, Kairouan, che era adesso non è più, ma insomma è stato un grande nodo commerciale, snodo di carovaniere in cui la comunità ebraica aveva fiorito nei secoli passati. Ma a Tunisi nasce una comunità di ebrei sefarditi che si collega in maniera strutturale con un'altra comunità di ebrei sefarditi che viene invitata a insediarsi nella penisola italiana, che è quella di Livorno, e si stabilisce una connessione fortissima fra gli ebrei di Livorno e gli ebrei di Tunisi, tanto che gli ebrei di Tunisi verranno chiamati livornesi per secoli, non gli ebrei abitanti da secoli nella Tunisi araba, ma gli ebrei provenienti dall'espulsione dalla Spagna. Magari non avevano niente a che fare con Livorno, ma vengono chiamati livornesi comunque d'ufficio, perché hanno un loro collegamento. Ma la rete si estende ai Paesi Bassi, si estende a Bordeaux, che è una città che accoglie in maniera importante una comunità ebraica, si estende ad Amburgo. In tutti questi luoghi dove nascono quelli che un'altra grande studiosa
di commerci e di comunità ebraiche, ha chiamato gli ebrei portuali, gli ebrei di porto, i port Jews. Lois Dubin, che ha scritto di importanti saggi, una storica americana, sugli ebrei che hanno abitato i porti del Mediterraneo e non solo, si stabiliscono delle comunità che sostanzialmente non conoscono quello che nello stesso periodo vanno a conoscere gli ebrei che vengono rinchiusi nei ghetti in Italia, ma non soltanto in Italia. Gli ebrei che vanno a vivere a Bordeaux piuttosto che a Smirne, piuttosto che a Salonicco, godono di privilegi, di privilegi commerciali, cioè vengono assegnate delle libertà economiche. Perché? Perché sono una classe commerciale, una classe economica che porta ricchezza e che in qualche modo trasforma quei luoghi in nodi di un network, di una rete commerciale globale che in quel periodo della storia dell'umanità in qualche modo stava diventando fondamentale con la nascita, con la scoperta delle Americhe e con la nascita di grandi commerci internazionali, delle compagnie delle Indie occidentali e delle Indie orientali. Avere la possibilità di creare questi snodi commerciali nelle proprie aree di pertinenza era per i singoli principi un privilegio, un qualche cosa che poteva essere di grande vantaggio. Non mancano degli scivoloni, in qualche modo, che ebbero delle conseguenze gravi. Per esempio, lo stesso Papa invita, con la stessa idea, con la stessa mentalità, gli ebrei a stabilirsi ad Ancona, proprio per sviluppare il porto di Ancona come porto importante e per fare concorrenza a Venezia, nello specifico. Salvo che poi, intanto non invita degli ebrei, ma invita dei marrani, veramente dei marrani, proprio gruppi di marrani veri e propri. Ma cambia papa e cambia anche politica, per cui improvvisamente queste stesse persone vengono sottoposte al Tribunale dell'Inquisizione, vengono considerati eretici e vengono condannati al rogo, e vengono bruciati sul rogo, provocando quella che probabilmente è stata la prima reazione politica ebraica dell'età moderna, e cioè la reazione di bisognerebbe fare la storia di questo personaggio, di Yosef Nassi, che era il figlio di un grande erede della tradizione converso sportoghese che attraverso Doña Gracia Nassi, che attraverso prima i Paesi Bassi, poi Venezia e poi Ferrara aveva impiantato delle attività economiche e commerciali di grandissimo rilievo e che poi si era stabilita a Costantinopoli. A Costantinopoli, Istanbul all'epoca, e suo figlio era diventato sostanzialmente il viceré e aveva voce in capitolo in maniera importante, e nel momento in cui i suoi confratelli di Ancona vengono bruciati, lui lancia sostanzialmente un blocco economico e una guerra commerciale organizzata al porto di Ancona in risposta politica a quello che il Papa aveva fatto nel tradire la promessa e l'invito di queste case commerciali che si erano istituite ad Ancona. Un atto di adesso stiamo parlando purtroppo in questi giorni di boicottaggi economici e di sanzioni, eccetera, è un atto molto molto moderno dal punto di vista della politica commerciale, che fra l'altro ebbe delle conseguenze di grande momento sull'attività economica del porto di Ancona, che rimase isolato per molto,
per molto molto tempo. Sì, cambiamo la... Vabbè, scusate, l'ultima cosa della slide precedente, non importa che torni indietro, è naturalmente uno dei poli che però ci metterà qualche tempo a svilupparsi dal punto di vista geografico, di questa esplosione geografica delle comunità sefardite, riguarda prima i Caraibi e poi a poco le città costiere delle Americhe, le città atlantiche, che diventeranno protagoniste di uno sviluppo importante di comunità veramente, veramente significative, che furono in collegamento molto forte con questa rete commerciale transatlantica e intermediterranea, che fu la principale conseguenza economica di questa espulsione degli ebrei dalla penisola iberica. Qualche nota molto rapida e molto, molto marginale, perché non abbiamo tempo, poi se volete cerchiamo di approfondire, ma sarà difficile, su alcune conseguenze. Ce ne furono moltissime dal punto di vista culturale, non soltanto economico, di questa espulsione degli ebrei dalla penisola iberica. Fu un vero e proprio trauma, come diceva prima David Sorani introducendo la serata, un passaggio epocale, un trauma accompagnato dai massacri del 1391 e seguito da altri massacri, ma quel passaggio della fine del 400 fu un vero trauma che generò alcuni mutamenti importanti. Ve ne segnalo alcuni. Il primo è una visione della storia, un maturare di una visione molto pessimistica della fase della storia umana e in particolare del popolo ebraico che si stava vivendo. Lo stesso Samuel Usque, che pubblicò a Ferrara nel 1553 la Bibbia in lingua spagnola, di cui vi parlavo prima, pubblica l'anno successivo quello che Yosef Haim Yerushalmi, che è stato uno dei più grandi storici dell'ebraismo del Novecento, ha segnalato come forse la più importante opera di storia prodotta dall'ebraismo in età moderna. Gli ebrei non sono stati dei gran scrittori di storia e della storia degli ebrei, ma in particolare questo testo è un testo di, come dice il titolo stesso, la consolazione, la tribolazione di Israele, è un testo di consolazione. Ci viene narrata la storia dell'espulsione come un evento gigantesco che non può che preludere alla fine dei giorni della storia umana, cioè all'arrivo sostanzialmente in qualche modo del Messia. È una precondizione dal punto di vista della narrazione storica, una preparazione a quella crescita di aspettativa messianica che poi nel 600 portò alla, ve l'ho messo qua, ma insomma veramente soltanto un titolino, Gershon Scholem ci ha scritto un volume alto così e ci ha lavorato per 40 anni, e della storia del falso messia Shabbatai Tzvi, nato proprio in una di queste comunità sefardite a Smirne, e che incarnò nella sua vita personale riuscì a incarnare questa attesa messianica, tanto da smuovere le coscienze di tutte le comunità ebraiche, che fossero di tradizione sefardita o che fossero ashkenazite o che fossero italiani. A metà del 600 tutte le comunità ebraiche europee e non vennero travolte da questa ondata messianica e speranza di fede nell'arrivo del Messia. E questa è una conseguenza
importante per le sorti, anche per chi studia la storia ebraica. Senza questo evento, la storia delle comunità ebraiche in realtà sarebbe stata una storia di tante storie, un patchwork di tante diaspore, non sempre collegate fra di loro in maniera organica e che seguivano dei percorsi abbastanza particolari. Shabbatai Tzvi, a seguito di questo lungo percorso intellettuale, per la prima volta in età moderna, la vicenda di Shabbatai Tzvi dimostra, di nuovo non sono parole mie, sono parole di Gershon Scholem, dimostra che gli ebrei erano un popolo unico, comunque, a prescindere dalle diverse realtà, anche dalle diverse tradizioni linguistiche. Chi parlava Yiddish non si capiva con chi parlava ladino e non si capiva sicuramente con chi abitava il ghetto di Roma, però c'era un comune sentire che riuniva e riunisce a tal punto da prevedere delle reazioni condivise a un evento così pazzesco come un giovane sostanzialmente schizofrenico che in balia del suo medico rabbino curante Nathan di Gaza si proclama Messia e si presenta in alcune comunità. E la conseguenza ancora, visto che parliamo di conseguenze, poi diciamo finiamo qua, poi dopo se volete andiamo a leggere quel testo veneziano che la dice lunga sui problemi dell'Inquisizione. La conseguenza finale, su cui io chiuderei questa prima parte, ha a che fare con intanto la fine brutale della storia dell'esperienza messianica di Shabbatai Tzvi, con una sconfitta, con la conversione di Shabbatai Tzvi all'Islam, con la persecuzione da parte delle stesse comunità ebraiche dei seguaci di Shabbatai Tzvi e quindi di questa opzione messianica troppo precoce rispetto alle attese rabbiniche in qualche modo. Ma è questa cosa, questa dinamica dal punto di vista culturale produce come conseguenza forte una progressiva, anche rapida, marginalizzazione delle comunità sefardite. Comunità sefardite che per secoli erano state veramente la culla della tradizione ebraica, avevano prodotto i primi testi anche tipografici, avevano generato lo sviluppo di quella che fu la grande tradizione mistica ebraica con la stampa dello Zohar, che sì, viene stampato in Italia, ma per impulso di un testo che viene elaborato nella Spagna medievale e che avrà una grandissima conseguenza sul pensiero ebraico, ma in realtà come comunità organica e riconoscibile e che abbia un peso nella storia complessiva dell'ebraismo, questa marginalizzazione comincia a farsi sentire sempre di più, vuoi per la dispersione, vuoi per la crescita contemporanea della diaspora ashkenazita in Europa centro-orientale, che dal punto di vista demografico comincia ad avere un peso importantissimo alle soglie dell'età contemporanea, dal punto di vista demografico, ma anche proprio del peso, della riconoscibilità dell'ebraismo, il mondo ebraico sefardita andrà, non dico poco a poco spegnendosi perché è sbagliato, anzi è una grandissima cultura e ci sono continui spunti di una modernità assoluta da cogliere in miriadi di aspetti della cultura ebraica sefardita, ma certamente dal punto di vista della cultura politica, diciamo così, nell'ebraismo, questa marginalità si vede in maniera molto forte. Fa un po' ridere, ma magari concludo così. C'è questa il mondo ebraico ha scritto sempre tantissimo e ha prodotto in età contemporanea moltissime riviste, moltissimi periodici, e la gran parte di questi periodici sono stati
sono stati prodotti dal mondo ashkenazita, dal mondo di origine tedesco. Sono periodici in lingua yiddish o in lingua ebraica o nelle lingue o in lingua tedesca, ma comunque nel mondo ashkenazita. C'è un periodico che chi ha gestito anche la biblioteca di qua conosce molto bene, ma e che è nato nel dopoguerra, e che è un periodico in lingua ladina, che era molto diffuso, adesso non so, forse gli ultimi numeri non ci sono più, ma che ha avuto un certo periodo di fulgore, che si chiama Los Muestros, che è vuol dire i nostri in ladino, un riconoscersi, diciamo così, ed era gestito da una persona che in realtà ha fatto questo periodico, ha scritto questo periodico molto diffuso in tantissime comunità che in qualche modo erano considerate mantenere una qualche loro radice sefardita, ma era veramente, ed è stato, adesso non lo so se è migliorato, l'ho perso di vista negli ultimi anni, un bollettino parrocchiale, cioè la differenza fra il livello delle grandi riviste storico-culturali, letterarie, prodotte fra 8 e 900 in ambito ashkenazita e questa cosina, la dice lunga sul processo di marginalizzazione ingiusta e ingiustificata che ebbe la diaspora sefardita. Però è una conseguenza dei dolori della storia, per cui va segnalata in qualche modo. Io mi fermerei qua, adesso attendo, non lo so se abbiamo delle sollecitazioni dal mondo del web, se ci sono delle considerazioni qua nell'uditorio. Altro per, come si dice, rompere il ghiaccio. No, ecco. Intanto desidero ringraziare Gadi Luzzatto-Voghera per la splendida lezione proprio. E poi mi è piaciuto molto questa importanza data al tema della conversione, con tutte le sue contraddizioni e complessità, no? Io aggiungerei quello che avevamo detto all'inizio di questo ciclo, citando anche il lavoro di Adriano Prosperi, no? E cioè come se da una parte c'erano effettivamente questi fenomeni di conversione forzata, dall'altro queste nuove identità venivano sottoposte ad una contraddizione, ad una vanificazione, in seguito all'affermarsi del criterio della limpiezza de sangre, per cui la limpiezza de sangre, cioè la purezza del sangue, vanificava completamente qualsiasi processo di conversione e spostava, diciamo, la repressione antiebraica dal piano religioso al piano razziale, no? Per cui essersi convertiti non voleva dire nulla, perché si restava ebrei nel sangue, e questa purtroppo è una grande, diciamo, inaugurazione di un fenomeno della storia moderna di cui conosciamo bene le conseguenze. E questo era semplicemente per sottolineare un problema enorme, no, di questa questione identitaria. E poi una curiosità, cioè volevo capire quali erano i fuochi di questa presenza ebraica nei Caraibi a cui hai accennato così velocemente, se per caso, insomma, e se no, pazienza. Grazie. No, sul tema della limpiezza del sangue, in realtà me l'ero segnato, poi dopo non so perché mi è sfuggito dalla composizione del PowerPoint, naturalmente è centrale ed è ricco di contraddizioni questo tema della limpiezza del sangue. È proprio contraddizioni religiose molto forti in ambito cristiano. Pensate che fino a non molto tempo fa
per essere accettati fra i gesuiti bisognava poter dimostrare una purezza di sangue per 6 generazioni, che non ha alcun senso in rapporto al valore del battesimo, nessun senso teologico. Però evidentemente la religione non è soltanto teologia, ma è anche politica, e questa aspirazione alla purezza della Spagna cristiana, della riconquista della Spagna cristiana, era basata su principi che sono diventati, ahimè, moderni, molto molto moderni, molto contraddittori, un'aspirazione a una purezza, sì, di razza, non si parlava di razza, ma insomma alla fine è molto facile confonderla, anche se ci sono certamente delle caratteristiche comuni. Anche su questo ha riflettuto molto Yosef Haim Yerushalmi, che è stato lui a scrivere il primo articolo scientifico sul concetto di limpieza de sangre in Spagna. E ha degli aspetti certamente comuni con il razzismo contemporaneo. Non dobbiamo perdere di vista che il razzismo contemporaneo ha anche una serie di origini ottocentesche molto, molto ben chiare, che sono identificabili e che non avevano neanche mai fatto riferimento a quell'episodio nel allora lontano passato storico. Certo, ci sono degli aspetti di similitudine molto, molto, molto inquietanti, per cui certamente va segnalato. Nello stesso tempo, i gruppi di cui abbiamo parlato oggi, Marrano, Cristiano Sueva, se ne facevano un po' beffe di quest'idea della limpieza de sangre, cioè non rientrava nel novero delle loro preoccupazioni in qualche modo. Anzi, c'è una, vi suggerisco se non l'avete letto, ma sicuramente molti di voi l'hanno letto, questo libro scritto da questo gruppo, ormai saranno anche anzianotti, di allora giovani studiosi dell'Università di Bologna che passavano sotto il nome di Luther Blissett e che poi sono diventati i Wu Ming, e che hanno scritto il libro Q. È un libro che si trova online open source, perché è un gruppo di scrittori che sono contro i copyright e quindi mettono a disposizione. Insomma, questo libro parla proprio di questa esperienza delle identità miste nelle guerre di religione cristiane, intercristiane in Europa, fra cattolici e protestanti, e la fine di quel libro, di quel Q, è proprio di questo eroe che passa da un'identità a un'altra, cambiando identità da una battaglia a un'altra, da una guerra a un'altra in Europa, fino a rifugiarsi dove? A Venezia e Ferrara, fra i Marranos, perché sono loro gli unici che possono riconoscere questa identità mista, e senza farsi troppi problemi di purezza di razza piuttosto che di purezza di sangue o di purezza di religione, sono in grado di confrontarsi con questa identità mista, che per essere mista è già identità in qualche modo e viene sfruttata. Sui Caraibi io personalmente non l'ho proprio studiato, io sono uno studioso, quando riuscivo a fare lo studioso studiavo l'emancipazione degli ebrei in Europa nell'Ottocento e non mi sono mai occupato. Questa è colpa di Davide Sorani, che mi dà dei compiti superiori alle mie forze. Devo dire che c'è ancora molto da studiare, c'è un po' di letteratura, è stato fatto, ormai sono più di 20 anni fa, no, 15 anni fa, un grosso convegno, mi pare alla Columbia University, ma non sono sicuro, che ha generato 2 volumi alti così di studi sugli ebrei dei Caraibi. C'è ancora molto da studiare,
diretta testimonianza di chi ha guardato quegli archivi, perché ci sono ancora molte carte da vedere, però insomma è lì, è nei Caraibi, che però non saprei dire dove, onestamente. Prego. Credo che debba parlare qua, a quel microfono. Avvocato Bruno Segre. Molti anni fa, recandomi in Spagna, mi fu detto che c'era una sinagoga vecchia a Toledo. Allora mi recai a Toledo e scoprì che questa sinagoga era ridotta ad un capannone vetusto completamente vuoto. C'erano nessuna testimonianza, nessuna decorazione, assolutamente nulla. Però all'uscita da questo stupefacente tipo di autorimessa quasi, ma con i segni di un'antica costruzione, c'era un vecchietto che vendeva i dischi delle vecchie canzoni giudaiche di allora. Allora io comprai 3 di questi dischi, uno lo regalai al mio ritorno a mia nipote che si era laureata in letteratura spagnola, uno lo donai all'archivio Terracini qui e un terzo lo donai, lo conservai. Però queste musiche sono praticamente privi di qualsiasi musicalità, una testimonianza. Perché io vi cito di Toledo? Perché un'analoga esperienza su piani diversi la ebbi quando visitai Auschwitz. All'uscita dal lager c'era un vecchietto che vendeva le cartoline illustrate, insomma, che riproducevano i forni crematori e vari aspetti turistici di Auschwitz. E questo vecchietto, che era un ex deportato, rimasto lì, mi ha fatto venire in mente quello che era successo a Toledo. 2 episodi diversi, ma una certa prossimità. 2 episodi ben diversi dall'esperienza che ebbi a Praga, quando visitai la sinagoga di Praga, che fu addirittura rispettata dai nazisti per il suo valore storico e architettonico, testimonianza di un passato lontano. Io vorrei ringraziarla di quanto lei ha così approfonditamente illustrato. Vorrei soltanto aggiungere che una parte di questi ebrei marranos e non marranos venuti poi in Italia si stabilirono a Saluzzo. I Segre ebbero a Saluzzo una sorta di, come dire, sede ufficiale. Mio nonno Emanuele Segre, che era parente di Giacomo Segre, quello della breccia di Porta Pia, di cui ho ritrovato in casa nell'archivio le lettere del 1866 che Giacomo Segre, ufficiale a Guastalla, scriveva a mio nonno Emanuele Segre, che faceva l'avvocato a Torino. Quindi questo ricordo mi commuove un po', perché purtroppo la comunità di Saluzzo fu completamente distrutta dai nazisti. Furono tutti deportati, fra cui alcuni miei parenti. Io mi ricordo una volta ero studente, ero andato a visitarli e avevo conosciuto tutti, e pensare che erano tutti scomparsi. Un'ultima annotazione. Una volta a Livorno vidi, nella mia curiosità di visitare queste sinagoghe, anche se non sono religioso, ma sul piano così storico, documentale, vidi che c'era un enorme armadio di legno che i profughi dalla Spagna avevano portato a Livorno
e siccome eravamo nel 38-39 c'era un poliziotto di servizio che controllava chi andava nella sinagoga e chi si soffermava ad esaminare questo enorme armadio che poi è bruciato durante il bombardamento di Livorno. E quindi anche quella piccola testimonianza, però è interessante, ripeto ancora una volta, ricordare che i profughi ebrei dalla Spagna si trasferirono in Francia, per cui c'era Montmeillan, Momigliano, Treves, e a Torino e a Saluzzo, dove ci appunto fu questo centro attivo, è purtroppo completamente estinto. Grazie. Grazie. Ah, va bene. Grazie avvocato per l'intervento. In realtà volevo dire che adesso la visita alla Spagna, la riscoperta della Spagna ebraica in qualche modo è molto di voga ed è diventata di nuovo un qualche cosa di molto commerciale, però anche di molto efficace. È stato costruito questo Camino de Sfarad, che è una specie di network che mette insieme una serie di municipalità, sono più di 24, che hanno conosciuto la presenza storica ebraica e sì, niente a che fare con l'Italia, voglio dire, in Italia dove c'erano e dove ci sono comunità ebraiche è pieno di vestigia molto significative, lì magari trovi un muretto e ci costruiscono un bel museo attorno, e come può capitare, però nello stesso tempo è una rivalutazione di quello che c'è stato e della centralità che c'è stata, devo dire anche dal punto di vista musicale, non so il valore del disco che le è stato venduto a Toledo, ma in Italia nello specifico, ma non soltanto, insomma comunque, sono stati prodotti delle rielaborazioni delle melodie sefardite che sono molto ricche, molto, molto importanti e molto, dal punto di vista musicale, di grande importanza. C'è Liliana Treves Alcalai che ha prodotto molto in questo senso. Beh, per concludere, forse sì, parlerei delle difficoltà di questa Inquisizione veneziana a identificare e quindi a poter perseguire un personaggio converso che in qualche modo veniva denunciato come cristiano ebraizzante e quindi potenzialmente un eretico. Ed è la storia di questo licenziato Costa, si chiamava così, chiamato davanti all'Inquisizione nel 1555. E che viene denunciato da un tale, da un suo sodale sostanzialmente, un tale Thomas Zornosa, il quale era un collaboratore di Brianda de Luna. Brianda de Luna era una delle due sorelle. Brianda e Beatrice de Luna erano, anche lì si cambiano nome, Beatrice de Luna è la Doña Gracia Nassì, diventa Doña Gracia Nassì. E queste due sorelle vengono in Italia e un faccendiere della seconda sorella dice va dall'Inquisizione e dice: io, per me questo signore è un eretico perché l'ho visto che è venuto dalla Spagna ed era cristiana, poi è andato a Salonicco, si è fatto ebreo e ho sentito dire che a Ferrara si è fatto circoncidere e altri due mi hanno detto, questo Edoardo Gomez e Agustino Enriquez mi hanno detto che è cristiano. Questa è la denuncia, per cui è un cristiano che si è fatto circoncidere e è diventato ebreo, quindi dovete perseguirlo. Allora viene convocato dall'Inquisizione ed è un uomo vestito alla forestiera con la barba lunga e grigia, aspetto di circa 60 anni, e viene davanti ai giudici e dichiara un altro nome. No, io non mi chiamo licenziato Costa, mi chiamo Tristano da Costa, da Vienna, in Portogallo, da Vienna, la città del Portogallo,
figlio di Isaac Odoardo Costa. Non mi ricordo il nome della madre, di mia madre, però lei restò ebrea quando il padre si convertì. Si costruisce una identità. Nessuno è in grado di verificare a Vienna, in Portogallo, chi è che va a verificare. Mia madre è rimasta ebrea, il padre si convertì, come furono costretti a fare tutti gli ebrei dal re del Portogallo, ma non ricorda che cosa accadde perché era troppo piccolo. Ciò che sa gliel'ha raccontato il padre e i fratelli, gettati a forza in prigione e battezzati con la violenza, 1497. Più o meno 60 anni, perché questo nel 55, questo signore. I giudici vogliono sapere qualcosa di più, ma lui si ripete: mi è stato detto da mio padre e dai miei fratelli che io fui tolto dal letto di mia madre e fui battezzato. E quindi ha vissuto da cristiano, gli chiedono. E lui risponde: al tempo che mi dissero le dette parole, vivevo secondo che loro mi dicevano estrinsecamente. E andavo qualche volta con degli cristiani alla messa, per paura che non mi facessero mettere in prigione. E mi confessavo qualche volta da qualche frate, ma non mi comunicai mai. È attento proprio ai particolari. Intrinsecamente però vivevo all'ebrea e poi mi partii, andai a Lisbona. Stetti 8 mesi per imbarcarmi e non facevo segno alcuno da cristiano perché in casa facevo quello che mi pareva. Da Lisbona andrai nelle Fiandre, poi ad Anversa per venire in Italia, per venire a Venezia. Le due sorelle erano state invitate dalla Repubblica di Venezia a commerciare a Venezia e avevano un lasciapassare. Però racconta anche altre cose. Racconta che non erano stati soltanto questi i suoi vagabondaggi. Prima di andare a Lisbona era andato a Salamanca e da Salamanca a Viana, in Spagna, dove si era sposato una della medesima nazione nostra. Non si capisce se è la nazione convertita o la nazione ebraica, non si capisce. E ha avuto anche 5 figli che fece battezzare, ma per paura dell'Inquisizione. E l'Inquisizione continua a non capire niente, ma allora sei cristiano o sei ebreo? L'imputato racconta che lo aveva mandato a chiamare donna Brianda de Luna, che era in lite con la sorella e che godeva di un salvacondotto del Consiglio dei Dieci per venire a Venezia. Non sarebbe venuto a Venezia se avesse saputo che gli avrebbero fatto tutti questi problemi. E ancora ripete: io intrinsecamente vivo da giudeo e estrinsecamente io mi domando per cristiano di nome Tristano da Costa. Ma l'inquisitore non si rassegna. Ma almeno il nome Tristano è di ebreo o di cristiano? Quando, la risposta è testuale, quando mio padre me messe questo nome, ha detto che per essere manco mal che me chiamava quel nome. Gli piaceva così, non so se è un nome cristiano o un nome ebraico. Allora gli chiedono: allora hai fatto a Venezia, hai pregato secondo la tradizione ebraica a Venezia? Attenzione, siamo già nel 1555, gli ebrei devono stare in ghetto, che siano sefarditi, che siano ashkenaziti. Se hai pregato in modo ebraico, allora sei ebreo, allora perché vivi fuori dal ghetto? Non funziona così. Allora gli chiedono, domanda trabocchetto. L'imputato risponde di non aver fatto opera né da cristiano né da ebreo. E allora la circoncisione, almeno questo, è stato denunciato perché, ma lui non sapeva che era stato denunciato perché gli hanno detto. E lui risponde, io la trovo geniale questa: non mi ricordo di essere stato retagliato se non da prima che ero putto. Quindi da bambino, io ero troppo piccolo e non mi ricordo di essere stato circonciso. Allora a Venezia ti spendi come nome come cristiano o come ebreo? Non ho mai dichiarato se sia né cristiano né giudeo, né mi è stato domandato. Ma allora perché un ebreo intrinseco, veste un abito da cristiano proprio a Venezia, dove tutti sanno che gli ebrei portano abiti distinti? Gli ebrei dovevano portare il segno di riconoscimento, all'epoca era un cappello rosso. L'imputato risponde che pensava che ciò fosse tollerato, tenuto conto del
salvacondotto. Lui era arrivato con un salvacondotto del Consiglio dei Dieci. Il Consiglio dei Dieci era la massima magistratura penale dello Stato. E allora provano a infierire sulla sua padrona e dicono: ma allora, la tua padrona vive da cristiana o da ebrea? Attenzione, perché non si sa. E Costa afferma che lei vive da cristiana, è proprio cristiana. Allora cercano di coglierlo in castagna: ma come fai allora a mangiare tu da ebreo in una casa dove si vive alla cristiana? Sappiamo che hai delle regole alimentari. E Costa non si scompone. Mangia oche o pesce o frutta e non mangio quello che mangia la mia padrona. Se mangia carne, la vado a comprare in ghetto. Così dice. Mentre Brianda, la sua padrona, mangia carne, perché non vuole mettere nei guai la padrona, Brianda mangia carne solo di sabato con il permesso scritto del prete. Allora l'inquisitore domanda al licenziato Costa se sa perché è in prigione. E lui dice: sì, alcuni della generazione dei Marrani, Odoardo Gomez e Agustino Enriquez, sono contro Brianda de Luna, la mia padrona, e sono a servizio della sorella di lei, Beatrice, e vogliono che Brianda segua Beatrice a Costantinopoli, e mi hanno coinvolto per creare difficoltà alla mia padrona. Sostanzialmente è anche un ragionamento politico. Nell'ultima parte della sua deposizione, ancora una volta, licenziato Costa offre un concentrato di marranesimo e sottolinea questa sua natura intrinseca ed estrinseca, e alla fine l'Inquisizione non può fare altro che rilasciarlo perché non è riuscita a dimostrare che lui è un cristiano. E poi però non ho capito se riescono a metterlo in ghetto oppure no, questo non è chiaro. E non gli fanno niente, letteralmente non gli fanno niente. Cioè, l'hanno tenuto in carcere per un po', ma non gli hanno fatto niente. Bene. Prego. Sì. Prego. Prego, prego, parli pure. Io volevo proprio rispondere all'avvocato Segre. Avvocato Segre, scusi, c'è una risposta per lei. Allora, lei parlava della comunità di Saluzzo e volevo dire a lei, non so se proviamo. Togli la maschera, al microfono si può parlare. Allora, volevo risponderle, io sono Segre anch'io. Sì, esattamente. Volevo dire che c'è uno studio della professoressa Adriana Muncinelli intitolato Ebrei a Saluzzo 1938-1945. Sarà presentata, stavamo proprio discutendo col Presidente, dovrebbe essere presentato alla fine del mese di maggio, qui a Torino. In realtà è un po' più... il titolo dice 38 e 45, in realtà c'è tutta una parte di studio della comunità di Saluzzo a partire dalla fine dell'Ottocento, con l'inizio della diminuzione demografica della popolazione della comunità di Saluzzo, e poi non è solo 45 ma anche cosa c'è dopo. Le considerazioni sono molto... si possono fare molte considerazioni, molti ragionamenti, ma questi li rimanderei a questa presentazione del libro. Direi solo che c'è la caratteristica è di uno studio, un'intervista a tutte le persone familiari delle vittime della Shoah di Saluzzo, e quindi è una microstoria, una serie di informazioni sulle microstorie della fine della comunità di Saluzzo. Quindi la rimanderei, inviterei lei e tutte le persone che sono interessate a questa presentazione del libro specifico. Adriano Muncinelli ha dedicato tutta la sua attività scientifica di ricerca per 30 anni, 40 anni, sulla
applicazioni delle leggi razziali sulla Shoah nella città di, nella comunità di Saluzzo e nel Piemonte. Grazie, grazie mille. Non so cosa fare di questo. No. Sì, vieni. C'è un'altra donna. Grazie mille di questa bellissima e dottissima conversazione con noi. No, volevo chiedere, vabbè, dopo un periodo penso molto lungo in Spagna di antisemitismo senza ebrei, di cui forse si è parlato, nel 2015 credo sia stata emanata una legge sul ritorno. Ecco, volevo sapere se ci sono dei bilanci che si possono fare o delle cose che possono riguardare anche gli ebrei italiani in qualche modo, no? E non solo. Ah, beh, gli ebrei italiani è difficile. No, sia la Spagna sia il Portogallo hanno adottato delle leggi più che sul ritorno, sul riconoscimento di cittadinanza spagnola a ebrei che sono in grado di dimostrare una discendenza rispetto a quell'episodio dell'espulsione di cui abbiamo parlato, che in realtà è considerato dagli attuali governi per l'appunto un episodio vergognoso e che quindi va in qualche modo corretto. E devo dire che queste due leggi hanno avuto un episodio secondo me umanamente anche molto forte 25 anni fa, proprio all'epoca dell'assedio di Sarajevo. Sarajevo è una di queste comunità nate dall'espulsione degli ebrei dalla Spagna, è una comunità completamente sefardita e all'epoca dell'assedio di Sarajevo la farmacia legata a un'associazione di beneficenza che si chiama Benevolencia in spagnolo, proprio ebraica, della comunità ebraica, aveva dato molta assistenza alle persone bisognose in città, subendo i bombardamenti esattamente come tutti gli altri. Ma all'epoca di quell'assedio la comunità aveva chiesto la protezione del re di Spagna, che è un caso interessantissimo, perché nello stesso, proprio dicendo noi ci sentiamo spagnoli, abbiamo diritto, perché siamo stati espulsi, i nostri antenati sono stati espulsi in maniera ignobile, e il re di Spagna aveva assicurato la protezione diplomatica per gli ebrei e aveva trovato il modo di fornire dei canali di approvvigionamento di questa, che è stata l'unica farmacia aperta per molto tempo nella città di Sarajevo. Dopodiché, va bene, naturalmente il percorso è seguito e c'è stata questa legge nel 2015. La conseguenza principale è che si sono rimpolpate molto le comunità ebraiche della Spagna, cioè c'è stata una crescita di numerica di presenza, che comunque è abbastanza marginale rispetto ad altri ebraismi. Non so personalmente, e dichiaro la mia ignoranza, però so che avevo letto la notizia, che ci sono gruppi interi di cosiddetti marrani, quindi di comunità che riescono a dimostrare di essere state omogeneamente marrane per secoli, che hanno chiesto al rabbinato spagnolo di ritornare all'ebraismo, e sono stati agevolati perché sono riuscite a ricostruire dei percorsi di matrilinearità molto molto visibili e chiari. E rimane il problema dell'identità, nel senso ci vuole poi la ricostruzione delle identità in qualche modo
o la costruzione di nuove identità ebraiche e in che modo e in che termini e come vengono vissute. Non è che la condizione di marranesimo si perda con il fatto che la si lascia ufficialmente, in qualche modo ha delle conseguenze molto molto forti. È una delle conseguenze di questa dinamica. La mia era proprio solo una curiosità. In questo metterli nel ghetto a Venezia e questa costrizione sia per coloro che venivano considerati ebrei e sia per coloro che venivano considerati dei convertos, in che cosa consisteva? Cioè, poi avevano delle possibilità comunque lavorative, scolastiche, oppure l'essere ghettizzati comunque li precludeva ad una vita di società? Era solo una piccola curiosità. Su Venezia in particolare c'è una dinamica... vengono messi in ghetto per vivere la dinamica del ghetto, per cui non hanno privilegi particolari dal punto di vista... diciamo così formale, perché poi stiamo attenti, perché una cosa è la legge formale del ghetto, una cosa poi come viene applicata. Però gli ebrei sefarditi, che poi sono i portoghesi, che poi sono appunto quasi sempre o convertiti, quindi conversos, oppure ebrei levantini, quindi ebrei espulsi dalla Spagna, che avevano fatto prima il giro per il Levante, quindi per Salonico, per la Grecia, per la parte romaniota per arrivare poi o Corfù per poi arrivare a Venezia, e vengono sottoposti a una magistratura completamente diversa. Vengono sottoposti a una magistratura completamente differente rispetto a quella che gestiva gli ebrei italiani o tedeschi, e si occupavano dal punto di vista economico di cose assolutamente diverse. In pratica Venezia li mette in ghetto anche per assicurarsi che rimangano un po' a Venezia, cioè che Venezia diventi uno dei nodi di questo network commerciale, per cui loro non si occuperanno mai dei banchi di prestito che sono assegnati agli ebrei tedeschi o italiani, non hanno nessun rapporto da questo punto di vista. Ci saranno anche dei contrasti forti, perché per molti anni si parlerà di matrimoni misti quando ebrei sefarditi si vorranno in qualche modo unire in matrimonio con ebrei di là del ghetto, in ghetto nuovo di origine italiana o ashkenazita. Ci sono proprio diversi modi di essere. Torno alle forme artistiche, adesso non più alle scritte o alle epigrafi del cimitero ebraico. In un cimitero ebraico come quello di Venezia si vede chiaramente la differenza molto forte di influenza culturale da cui si arriva. Le tombe dei Valensi, dei Carvaglio, degli ebrei di origine spagnola o portoghese che arrivano hanno le insegne degli Hidalgo, hanno i cimieri, le piume, hanno delle figure umane, dei putti che aprono. Vedi il barocco spagnolo. Dall'altra parte, stesse lapidi, stesse coeve ashkenazite, c'è l'epigrafe, basta, neanche una figurina così. Molto più rigido e così. Per intendersi, io sono ashkenazita, per cui non dovrei neanche parlare di sefarditi. Ringraziamo moltissimo Cadi Luzzatto per questa splendida illustrazione, questo splendido approfondimento che ci ha veramente non solo portato in situazioni, in realtà, del passato, ma proprio ci ha fatto cogliere dal vivo le problematiche profonde, umane, sociali, no? Che allora si vivevano, quelle evidentemente di questa identità complessa, mista, non certa, non facile da definire, non facile da vivere anche. Pensiamo quanti
casi umani, no? Ci sono sociali, familiari, dietro tutta questa realtà in evoluzione che poi si è sviluppata nel tempo, no? Si vede quasi in fondo una storia parallela dell'ebraismo, una storia dell'ebraismo parallelo che in qualche modo è scomparso, è sommerso, o che forse in parte poi tende a riemergere, o in parte a volte nella storia è riemerso. Quindi questo è un elemento molto importante, senza contare poi tutto l'altro aspetto, il discorso appunto, diciamo, geografico-economico, che ha una grande influenza nella storia ebraica e non solo. Si parla di storia economica e storia politica economica a 360 gradi, evidentemente. Quindi abbiamo avuto un quadro veramente molto chiaro, lo ringraziamo di cuore e lo aspettiamo veramente ai nostri incontri. Grazie. Il prossimo incontro dovrebbe essere, se ci sono molto subito il prossimo incontro, il 2 maggio a Masese, professoressa Maria Federice Miapella ci parlerà del ruolo femminile nei testi dell'ebraismo, quindi un approccio più letterario, più che storico, ma una insegnante di lettere, di professoressa di lettere come Masese. Grazie.